sono gli ENTA, sono di qualità docente dell'Istituto Angeli Marino, di coordinare questi lavori questa mattina, questo seminario che è stato ideato in occasione del 50° anniversario della morte dell'ingegner Angeli Marino. Per questo l'ingegner Rocco Iezzi, il professore Fortunato Santucci, il professore Fabrizio Prezza, il professor Sergio Puttanti illustreranno i vari aspetti sia delle opere militari e scientifiche sia i momenti di vita quotidiana dell'ingegnere Angeli Marino. Sono presenti altri ospiti, in particolare il pronipote Stefano Ginevri, il quale salutiamo e ringraziamo per la sua disponibilità e la testimonianza che vorrà darci. L'ingegnere Marco Peroni, figlio del professore ingegnere Bruno Peroni, già collaboratore di fiducia del colonnello Angeli Marino a Guidonia e collega all'Università della Sapienza. Seppur non presente, rivolgiamo i nostri saluti anche a Fiammetta Curcio, figlio del capitano ingegner Dante Curcio, collaboratore della sezione radioelettrica della Direzione Superiore Studio ed Esperienze di Guidonia. Inoltre, in questi giorni, oltre a ricorrere il 50° anniversario della morte di Angeli Marino, ricorre il 90° della morte del generale Guidoni, che diede nome appunto alla città di Guidonia, dove Angeli Marino vi ha operato per molti anni, e pertanto in suo onore, in questa giornata, i rappresentanti istituzionali di Casoli, qui abbiamo presente il sindaco Massimo Tiberini e l'assessore di Nacolanzi, e più tardi arriveranno le figure istituzionali di Guidonia, firmeranno l'accordo di cooperazione e di amicizia. Ringraziamo inoltre l'aeronautica militare, in modo particolare il generale Giorgio Baldacci, che oggi è assente perché a sua volta è impegnato nell'organizzare la manifestazione a Guidonia che si terrà in questi giorni. Ci teniamo a ringraziare anche l'ex segretario dell'Istituto Angeli Marino, Enrico Campitelli, per aver capito l'importanza della figura dell'illustre casolano Angeli Marino, e altrettanto ringraziamo l'attuale segretaria D'Andrea Luciana, che continua a sostenere questo lavoro. Infine lascio la parola alla nostra dirigente scolastica Costanza Cavaliere e la ringraziamo per la sua attenzione e disponibilità alla ricerca storica e scientifica delle radici dei nostri conterranei e in modo particolare all'attenzione della figura di Angeli Marino, che dà nome al nostro istituto, unico in Italia a portare il suo nome, Istituto Istruzione Superiore Angeli Marino. Grazie e benvenuti a tutti. Innanzitutto ringraziamenti al professor Iezzi che ha organizzato questa giornata per quanto riguarda sia le presenze sia la convergenza delle classi dell'istituto perché ci fosse attenzione per un evento di questo genere. Do il benvenuto a tutti i professori che sono stati già citati e li ringrazio infinitamente perché si sono mossi anche loro da diverse parti d'Italia e anche insomma dando questa attenzione a questa nostra non grandissima località, ma insomma speriamo anche intensa per i significati e per le riflessioni sulla scuola e sulle conoscenze che vuole portare. La figura di Angeli Marino la stiamo molto analizzando in questi anni, molto studiando, soprattutto anche al professor Iezzi che sta davvero svolgendo delle ricerche e delle indagini sul territorio anche con l'amicizia del professor Comegna ed altre relazioni che si sono create, perché sappiamo che rimettere insieme i documenti non è cosa semplice. Ma per quanto mi riguarda io considero la figura di Angeli Marino importantissima di per sé, al di là di quello che potremmo scoprire ulteriormente con queste indagini. Cioè la considero una figura emblematica e significativa non soltanto di un percorso di vita umano, ma anche educativo. Perché? Lui era un ingegnere, lo sappiamo, ma è un ingegnere che ha applicato le sue conoscenze a realtà diverse, quella dell'aeronautica, dell'università, della ricerca di per sé, delle collaborazioni ulteriori che sono stati dati a Marconi, ma anche alla capacità di valorizzazione di altri studiosi che lui ha incontrato nel suo cammino. Tutto con molta, credo, da quel che ho percepito attraverso appunto
le documentazioni che ci ha poi raccontato in questi anni il professor Iezzi, con molta umiltà e semplicità. E devo dire alle persone presenti, agli studiosi presenti, che io ho, da quando lavoro all'Istituto Algeri Marino di Casoli, al di là di tutto l'apprezzamento che ho per i docenti, un apprezzamento particolare per gli ingegneri, che, devo dire la verità, quando sono venuta dalla scuola di base alla scuola superiore avevo un tantino, come dire, imbarazzo. Gli ingegneri sono molto tecnici, hanno delle conoscenze specifiche, sono possessori di un sapere, insomma, che non è facile se non si fa quel percorso di studi da tenere. E invece scopro che in questa categoria ci sono delle persone altamente competenti, ma molto umili, molto dirette, che sono in grado di entrare immediatamente in empatia con le classi, con le situazioni, con le amministrazioni. Insomma, credo una competenza ed una semplicità che possiede soltanto chi pone la ricerca e lo studio come obiettivo non della propria vita, ma ogni giorno della propria vita. Quindi io un applauso, ragazzi, lo farei davvero a questa categoria, che ne dite? Algeri Marino, perché emblematico? Perché oltre ad essere questa figura di per sé molto significativa, è anche un esempio di educazione al lavoro. Oggi all'interno dell'Istituto Superiore, come anche del panorama scolastico italiano-europeo, si parla di livelli di qualifica delle competenze. Sono in tutto 8 e sicuramente Algeri Marino rappresenta l'ottava competenza, cioè quella non solo dello studio, della ricerca, della competenza universitaria, ma anche della sperimentazione continua. Algeri Marino ce lo dirà meglio il professor Iezzi, era geniale, perché rispetto delle risoluzioni e delle esigenze tecniche aveva avuto la possibilità, insomma, di trovare dei miglioramenti, degli ulteriori avanzamenti nel campo della tecnica che nel panorama culturale italiano probabilmente non sono molto evidenti. Ecco perché adesso noi come istituto, soprattutto naturalmente degli educatori di questo istituto, quindi dei docenti, io e quelli che ci curiamo di questi aspetti, davvero ci preme mettere in evidenza la figura di Algeri, perché è un individuo che, insomma, parte da una località piccola come questa di Casoli abruzzese, ha fatto grandissime cose, ma anche in silenzio, senza che non tutti se ne accorgessero. Ecco perché poi all'interno del nostro curriculum di scuola noi vogliamo dare attenzione a quelle biografie, a quelle persone che hanno rappresentato un valore aggiunto per il mondo in cui hanno operato professionalmente, per il contesto civile e culturale di appartenenza, e tale è sicuramente Algeri Marino. Saluto il segretario Enrico Campitelli, che ci ha fatto l'onore di partecipare a questa mattinata. Grazie, ben visto. Questa giornata rappresenta anche una giornata simbolica di amicizia, perché il professor Iezzi, questo professor Iezzi si dà molto da fare ultimamente, ha cercato di creare delle relazioni con il comune di Guidonia, dove Algeri Marino nel 1934, mi pare, ebbe l'incarico all'interno dell'aeronautica di un settore specifico. Capo del Dipartimento di Radiotelegrafia. Capo del Dipartimento di Radiotelegrafia, quindi sull'uso dei radar e le comunicazioni. E quindi verso mezzogiorno arriverà una delegazione del comune di Guidonia, che insieme al nostro sindaco Massimo Tiberini, che saluto anche lui per essere intervenuto stamattina, e l'assessore all'istruzione, nonché dirigente scolastica Liberata Dina Colanzi, accoglieranno questa venuta, diciamo, per fissare un patto di amicizia, sperando che questo possa essere il primo segno per la costruzione di un rapporto più ampio, sia a livello di scambi scolastici, sia a livello di scambi di amministrazioni, eccetera, ma soprattutto anche sul filo
interessante delle telecomunicazioni, che vediamo a che punto stanno sia a casa che a Guidani. Vi ringrazio tutti della partecipazione, tutte le persone che stanno collaborando perché questa giornata vada per il meglio. Do un'informazione di servizio: non ci sono pause durante la mattinata, per cui ognuno quando ha bisogno si alza ordinatamente e fa ciò che deve fare, di cui ha bisogno, e si rientra in sala, perché sarà un continuum, va bene? Quindi mi raccomando, con ordine. Do la parola al professor Lietz, alla professoressa Maria De Riso, che condurrà questa giornata. Buon lavoro, professoressa. Grazie. Introduciamo allora il professor Rocco Iezzi, professore del nostro istituto Algeri Marino, nonché segretario degli ingegneri della provincia di Chieti, che ci illustrerà la figura di Algeri Marino. Il professore sono più di 6 anni che si occupa di questo lavoro. Prego. Grazie. Allora, innanzitutto saluto l'ingegner Curcio, Peroni, l'ingegner Peroni, di essere arrivato. Vi condurrò in una rapida, spero, carrellata di eventi che hanno segnato la vita e le opere di Algeri Marino. Come ricordava, si è stato ricordato, è nato a Casoli nel 14 maggio del 94. La moglie Maria Di Ienno, subito, diciamo, appena 18 anni, scrisse questo primo articolo di cui poi ci parlerà il professor Santucci, e successivamente fu subito chiamata alle armi nel 1915 per la prima guerra mondiale, e già lì si fece notare come allievo ufficiale nel 33° reggimento di artiglieria di campagna, che era poi il comando praticamente fu spostato a Venezia. E qui, già in questo periodo, alcune sue, diremo, dispense oggi, insieme ai superiori dell'epoca, praticamente si iniziò a interessare delle stazioni ricetrasmittenti per aeroplani. E come si può vedere, queste stazioni ricetrasmittenti erano molto compatte per l'epoca, e questo già faceva notare una grande raffinatezza nella circuiteria elettronica disponibile. In particolare lui si concentrò nelle radio che avevano 3 valvole. E successivamente, con la fine della prima guerra mondiale, si laureò in ingegneria civile. Allora non esisteva la specializzazione, cioè il corso di laurea era, diciamo, l'elettrotecnica era una specializzazione dell'ingegneria civile. E già nel 23 è nominato capitano nel corpo del genio aeronautico. In questo periodo lui si occupa sempre di antenne per aerei, in particolare del 22, questo articolo molto interessante che poi ho completamente riscritto, e già vi dico da adesso che la quasi totalità di tutto quello che vedrete è stato messo in un sito www.algerimarino.it ed è consultabile da chiunque. Bene, uno pensa sempre che l'antenna, cosa dice qui? Dice che uno pensa sempre che l'antenna è qualcosa che va dal basso verso l'alto, nel caso degli aerei invece è qualcosa che va dall'alto verso il basso, e per di più neanche in maniera perpendicolare, ma assume una direzione obliqua rispetto alla verticale. Questo crea non pochi problemi nella propagazione delle onde. E diciamo la conclusione
diciamo, di commenti durante questo articolo, che nei veicoli aerei, invece del collegamento di un estremo dell'antenna a terra, come nelle stazioni terrestri e navali, si ha il collegamento al contrappeso. Praticamente la massa è rappresentata dall'aereo. E poi arriva a due risultati sperimentali. Molte delle scoperte fatte dal Gerimarino erano basate su risultati di esperienza e poi magari adeguati alle equazioni matematiche. Il primo risultato è che se si considera un complesso radiografico installato a bordo di un veicolo aereo e lo stesso complesso installato un posto a terra, a parità di potenza e a parità di lunghezza d'onda, la corrente sull'antenna e la portata risultano maggiori per l'installazione a bordo che per l'installazione a terra. E poi il secondo risultato è che un complesso radiotelegrafico installato su un veicolo aereo a parità di potenza e a parità di lunghezza d'aereo, svolto da una corrente sull'antenna, in generale ha una portata tanto maggiore quanto è maggiore la capacità di contrappeso del veicolo aereo, cioè quanto è maggiore la massa dell'aereo. Successivamente è assegnato alla caratteristica di specializzazione tecnica dei servizi elettrici e radiotelegrafici nel 27. Quello che vedete è il ruolino militare, che piano piano scorriamo per vedere qual è stata la sua evoluzione nella carriera militare. Di questo periodo sono le applicazioni delle spedizioni artiche del Nord e dell'Italia. Per vedere come Algeri Marino era anche amico di Nobile, in un libro, in molti libri, Umberto Nobile cita Algeri Marino, e infatti mentre si preparava alle spedizioni antartiche, con la collaborazione preziosa dell'ingegner marino, ufficiale del nostro genere aeronautico, espertissimo in impianti radiotelegrafici a bordo di aeronavi, avevo già affrontato nella sua parte essenziale anche il problema della stazione radiotelegrafica. La visione di Umberto Nobile, noi possiamo pensare che la radio era per motivi di sicurezza, come adesso noi ci portiamo dietro il cellulare, e se per un'ora, due ore siamo senza copertura del campo, già ci manda un pochino in ansia. Bene, queste non erano le preoccupazioni assolutamente di Umberto Nobile, perché lui affermava che tutto sommato, se fosse successo qualcosa di grave nella sperduto polo artico, molto difficilmente sarebbero arrivati dei soccorsi in tempo. La radio serviva principalmente per acquisire le condizioni meteo e per segnalare così la rotta per poi scriverla sulle mappe. Quindi si voleva sì un apparato potente di bordo su questi dirigibili, ma che poi non andasse a intaccare la sicurezza, perché le antenne potevano captare fulmini oppure temporali, diciamo, nel polo nord, e naturalmente essendo un veicolo pieno di gas esplosivo, la preoccupazione di Nobile è che questo potesse danneggiare poi l'intera spedizione. Quindi la radio era, diciamo, aveva così un aspetto positivo e un aspetto, insomma, che preoccupava da un punto di vista di questa sicurezza elettrica. E concludeva qui praticamente in un altro passo Nobile, che concludevo che convenisse adoperare l'impianto ricevente radioconometrico di una stazione già da noi acquistata, la quale aveva avuta la sanzione della pratica in un lungo volo, ricorrendo per l'impianto di trasmissione a una stazione Marconi di 500 watt per alimentazione, quindi all'antenna un 150 watt, e a onde continue e con portata di oltre 1000 km. Questa antenna era per le onde, diciamo, di lunghezza d'onda da 600 a 1500 metri. Tutto questo veniva poi messo sopra, equipaggiato sulla spedizione del dirigibile Italia, che ricordiamo brevemente è partita il 23 maggio del 28, arrivò nel Polo Nord il 24 e poi ci fu lo schianto sul PAC,
ma a bordo, diciamo, alla fine lui a Gilimarino dotò di un'antenna verso prua lunga circa un quarto della lunghezza d'onda e l'altro verso poppa di tre quarti della lunghezza d'onda, quindi per coprire tutta la, diciamo, la gamma del periodo dell'onda, mentre per le onde medio-lunghe aveva studiato un'antenna filante, quindi come abbiamo visto prima un cavo appeso sostanzialmente della lunghezza di circa 100 metri, naturalmente con opportune modifiche per evitare la formazione del ghiaccio su questo filo. Per le onde corte, tra virgolette, aveva messo a punto questa radio campale, che poi fu determinante per la salvezza dei superstiti di quella spedizione, e si chiamava Ondina 33, il cui schema principale circuitale è questo, e che grazie a questa radio e con questa antenna il radiotelegrafista Biaggi riuscì poi a contattare il 2 giugno finalmente un rompighiaccio russo che portò in salvo la parte dei superstiti. Per testimoniare il tutto sono riuscito a trovare questo biglietto olografo del 28 novembre del 27 novembre del 28 che sottolinea il passaggio di Marino per il Gottardo alle ore 6 del pomeriggio. Promosso maggiore nel 1928, fu trasferito alla Direzione Superiore Studi ed Esperienze di Guidonia e naturalmente inizia a fare anche carriera, infatti all'inizio lo stipendio era di qualche 1000 lire, se tornate indietro nelle slide adesso siamo già arrivati a 15.000 lire col grado di maggiore, e dal 29 al 43 fu il capo della divisione radio della DSSE, Direzione Superiore Studi ed Esperienze, di base a Guidonia, anche se non era proprio il capo, diciamo, della DSSE, però il reparto che dirigeva lui praticamente ne era il cuore, e tutte le scoperte, le invenzioni sui radiotrasmettitori, i ricevitori, le antenne, i radar, praticamente partivano dalla sua genialità. Naturalmente aveva uno staff, diremo oggi, di persone altamente qualificate, che poi tutte quante queste nel corso della prosieguo della loro vita sono diventati professori universitari, consulenti di multinazionali, addirittura Koch è andato alla NASA, ma qui mi onoro di avere il figlio di Bruno Peroni, che è stato l'ingegnere qui, Marco, che è stato, diciamo, un luminare anche della sapienza sui campi elettromagnetici, il professor Bazilai, che a un anno dalla morte di Algeri Marino fece un bellissimo eloquio funebre proprio in ricordo del suo comandante, il Gaetano Latimeral, che insieme poi a Curcio mi sembra furono per un anno incarcerati in Germania, perché nel momento poi dell'armistizio per puro caso loro si trovavano in Germania al comando tedesco per dibattere di questioni di radar, allora insaputa c'era stato appunto l'8 settembre, purtroppo si trovarono da amici immediatamente a nemici sostanzialmente. Però qui ringrazio Fiammetta Curcio di documenti che mi ha dato, e adesso vedremo nel proseguo, di tutta una storia altamente, veramente lì, anche appassionante di Curcio, e comunque dopo un anno riuscì, diciamo, anche a essere liberato anche lui. Il laboratorio non era soltanto apparati militari, ma c'era un laboratorio di misure di alta tensione e addirittura un elettrocardiometro, il papà del nostro elettrocardiogramma, perché i piloti a bordo degli aerei praticamente avevano un elettrocardiogramma in continuo, quindi c'era un modello da laboratorio, diremo così, e un modello più compatto da mettere a bordo dei veicoli.
le cose non è che erano tutte rose e fiori, e questo il comando lo sapeva, quindi fecero un briefing, diremo, e di 5 punti all'ordine del giorno, 3 punti, realizzare apparecchi per l'intercettazione, avviare lo studio di radiospettrometri e approvvigionarsi di valvole di trasmettitori, questi 3 punti che furono riconosciuti nevralgici per il momento furono affidati ad Algeri Marino. Che cosa si riuscì a fare? Si riuscì a fare dei prototipi di radar per velivoli aerei di tipo anche un pochettino così simpatici, quindi largo, larghetto, la Vespa oppure il Lepre, tutti diciamo che però nonostante le loro buone caratteristiche iniziali come specifiche tecniche di radar non ebbero poi il successo industriale, perché la Finmeccanica non riuscì, diciamo, a produrli in tempo prima della fine della guerra. Un altro discorso sugli FF, qui ancora una volta ringrazio Fiammetta Curcio. Gli FF era un dispositivo che praticamente riusciva a identificare se il radar che ti inquadrava in quel momento era amico o nemico, perché all'epoca non si riusciva a distinguere se il radar appunto era, diciamo, di un alleato. Attualmente anche nelle ultime guerre certe volte ci sono stati, voglio dire, purtroppo degli scontri tra paesi alleati. E allora questa foto in particolare me l'ha data proprio Fiammetta Curcio, è l'aereo inglese spiaggiato, e questo capitano che vediamo qui di spalle è proprio Curcio, che di persona andò a prendere questo IFF per capire come era fatto. E praticamente un anno dopo ho trovato questa lettera al capitano Curcio Dante e al colonnello Marino Algeri, quindi già da maggiore adesso siamo a colonnello. Ho appreso dal colonnello Marino che avete scoperto il segreto dell'apparato inglese IFF per distinguere in ricezione di radiolocalizzatori i propri velivoli da quelli di parte avversa. Desidero esprimermi il mio più vivo compiacimento, nello stesso tempo esortarvi affinché nel più breve tempo possibile sia data attuazione a un analogo apparato che possa servire ai nostri apparecchi. Guardiamo la data, siamo a febbraio del 43, non c'è stato tempo. Di questo periodo abbiamo tanti lavori di Algeri Marino che sono poi trasformati in delle piccole dispense dell'aeronautica, questi sugli oscillatori elettronici controllati a cristalli piezoelettrici. Il problema era quello di generare dei clock ad alta frequenza per generare delle onde corte sostanzialmente per le comunicazioni sulle onde medio-corte. E quindi c'è tutto un discorso sugli oscillatori piezoelettrici usati in particolare in questa radio AR18 iniziale di produzione della Ducati, che fu un po' come, diciamo, il risultato finale di tutto il lavoro, una radio trasportabile, diremo portatile per quell'epoca, che poi durante nel dopoguerra fu usato molto dai radioamatori, perché l'aeronautica rese pubbliche gli schemi elettrici e quindi molti appassionati del settore la poterono replicare. Abbiamo un commento dell'ingegnere Lesciutta, diceva che praticamente questa radio era un bellissimo esempio di circuiteria elettronica, forse troppo raffinato e troppo costoso per essere impiegato durante un conflitto bellico. Gli inglesi e gli americani erano dotati forse di apparati meno belli, meno eleganti, più economici, che però poi forse alla fine erano anche più pratici, efficienti, almeno diciamo avevano questa riconoscenza di aver fatto dei circuiti belli, diremo così. Quindi diciamo che l'Italia alla fine aveva quasi tutte le competenze, diremo oggi, per fare una guerra
con i radar, elettronica, iniziare almeno a fare una guerra di questo tipo, però l'8 settembre sopraggiunse improvviso e quindi finì praticamente tutto dalla sera alla mattina, e Guidonia fu dato l'ordine di immediata evacuazione e subì ben 23 attacchi aerei da parte dei tedeschi e quindi praticamente degli inglesi soprattutto poi, e quindi soprattutto quello che è rimasto pochissimo poi del, adesso poi il sindaco di Guidonia, sono rimasti poi i ruderi di quella che era l'originaria base di Guidonia. Nel 31 fu nominato membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel Comitato Nazionale di Radiotelegrafia. Questa nomina non è soltanto una nomina di riconoscimento, ma anche una nomina perché si tentava di riunire le varie branche di ricerca in questo settore, che erano abbastanza scollegate, e quindi la figura di Algeri Marino era ritenuta garante di una certa unicità anche nel campo della ricerca e della standardizzazione di questi nuovi circuiti che si andavano a disegnare. Nel 33 tenente colonnello per il merito, nel 38 colonnello assoluto, nel 40 membro del Comitato Nazionale per Aerotecnica e Telecomunicazione, questo è l'annuario dove qui diciamo, si riporta ogni anno, questo è il bollettino del CNR. Nel 40 questo sviluppo trovato così interessante era un sistema per atterrare con la nebbia, descritto molto bene dal Algeri Marino, e quindi come l'aereo doveva entrare nel fascio, essere preso, diciamo adesso diremmo in consegna dalla stazione base del radar di terra per essere guidata a un atterraggio automatico. Questo è un altro articolo del 41 della Radio Industria. Nel 45 che è successo? Lui quindi durante l'8 settembre si rifugiò a Casoli. Le cronache dicono che stette per un periodo nascosto qui, trovò rifugio, fin quando venne preso dagli inglesi con un viaggio lungo più di una settimana, passando per Casablanca, fu portato a Londra, dove esattamente non si sa che cosa abbia rilevato delle basi, perché lui sapeva tutto sostanzialmente della difesa aerea, agli inglesi e agli americani. In un certo modo, in certo qual senso, godette delle protezioni degli alleati, così che poi nel 45 fu subito reimpiegato come maggiore nell'aeronautica, e poi fin quando diciamo, andò in congedo a dicembre. Trovate anche quest'altro articolo del 47 dove Algeri Marino passa in rassegna tutte le stazioni radio. È molto interessante poi da leggere le differenze che c'erano tra le varie radio di origine marconiana, le varie modifiche apportate, adesso diremo con tutti questi cavi qui, adesso diremo le porte diciamo di connessione. Nel 50 il tenente generale con anzianità assoluta, collocato in riserva nel 54, è in congedo purtroppo pochi mesi prima della morte, a maggio del 67, e poi deceduto per malattia, perché lui nel 55 fu colpito da un tumore, e quindi fino al 4 dicembre del 67. Questa è una serie di campagne, decorazioni, encomi, azioni di merito. Finita la guerra, però, nel 48 visse il concorso a cattedra per le comunicazioni elettriche all'Università di Roma, e qui diciamo inizia la seconda parte della vita di Algeri Marino. Organizzò un corso in maniera moderna e originale, e le sue dispense, di cui gran parte potete trovare nel corridoio fuori da questo teatro, che io ho ritrovato presso la Sapienza di Roma, e per questo ringrazio la bibliotecaria che mi ha dato la possibilità di acquisire tutto questo materiale, sono arrivati praticamente fino a quasi i giorni nostri, fino all'avvento praticamente del digitale. E quindi hanno formato decine di ingegneri che si sono laureati alla Sapienza, ma anche fuori, diciamo, anche all'Aquila, anche fuori sono arrivate queste dispense.
Nel 1951 divenne presidente del Consiglio Superiore delle Telecomunicazioni e qui svolse praticamente il ruolo anche di consigliere dei vari ministri dell'epoca. Nel 1958 creò presso la facoltà di ingegneria l'Istituto di Elettronica, quindi grazie a lui nasce la facoltà di ingegneria, la specializzazione di elettronica, pianificò il corso degli esami e creò e ristrutturò il corso di specializzazione in telecomunicazioni della Scuola Superiore di Telegrafia e Telefonia, insegnando lui stesso per molti anni. In questo periodo ci sono molti lavori del Geni Marino, uno di questi è la considerazione sulla scelta di uno standard per la televisione. All'epoca c'era discussione se si doveva scegliere il PAL o il SECAM. Questo era il libro, diciamo, principale delle sue dispense, il corso di comunicazioni elettriche. Io ho completamente riscritto questo libro in PDF per, diciamo, una maggiore lettura e una facilità di consultazione. Chi vuole può scaricarselo, sono 300 e passa pagine di teoria delle reti elettriche a costanti concentrate, lineare e normale, in regime permanente e regime transitorio. Questa è una dispensa sulla tecnica dei radar. Qui si ha un accenno in quest'altra dispensa alla teoria dell'informazione di Shannon, quasi, diciamo, un embrione di digitale. A Geni Marino era anche un raffinato matematico, diciamo che scriveva le equazioni di Laplace forse in maniera più scorrevole dell'italiano, e quindi scrisse anche la prefazione a questa matematica simbolica per fisici ed elettrotecnici. Questo è un altro libro di comunicazioni elettriche, questo è complementi di comunicazioni elettriche, quindi si passa ai filtri, diciamo. Altre attività, grazie a lui si svilupparono i famosi ponti radio per le trasmissioni telefoniche. È il primo ponte radio, non a caso nacque tra Roma e Pescara, grazie, diciamo, all'opera di Geni Marino, che costituì il primo esempio in Europa di cavo erziano a grande traffico, con 600 canali per fascio di radio, che poi addirittura fu subito portato a 900 canali, cosa che in America allora ci stavano arrivando. A questo punto io ho trovato nell'archivio del Senato un bellissimo filmato dove si intravede la figura di Geni Marino mentre viene presentato il progetto dei ponti radio. Prima che parta il filmato, ecco, questo è di Geni Marino. È difficile trovare le foto o immagini di Geni Marino, perché, come diceva prima la presa, non si metteva molto, molto in mostra. Con diffusione contemporanea in tre lingue diverse, le dichiarazioni dell'ingegnere Quintavalle, del professore Giordani e del senatore Basilio Focaccia, presidente del comitato d'onore del convivio sui ponti radio organizzato dalla Magneti Marini. L'argomento che ora affronta l'illustre professor Kelly è dei più attuali e scottanti: il problema delle telecomunicazioni. Oggi i cavi coassiali non sono più sufficienti a risolvere il problema telefonico. Ora con il ponte radio il numero di conversazioni simultanee non ha più limite, o quasi. Grazie alla Marelli l'Italia detiene il primato di questa tecnica con il ponte radio Roma-Pescara, che permette ben 3600 telefonate contemporanee. Siamo dunque alla vigilia di un gran giorno. Telefono a gettone per parlare con lo zio d'America. Un altro aspetto dell'attività di Geni Marino fu quella dell'automatica, e qui poi il professor Bittanti, che mi onoro, diciamo, di aver conosciuto e di aver portato a Casoli, è uno dei più alti rappresentanti dell'automatica mondiale, e direi che ci dirà come la definizione di automatismo accettata adesso attualmente a livello mondiale è stata data proprio da Geni Marino.
ma anche l'embrione dell'internet delle cose era già nel pensiero di Algeri Marino. Fu commissario d'esame all'università e fra i primi due, diciamo, collaboratori ci furono Ruberti e Lepskin. Un'altra attività di Algeri Marino è la presidenza della Fondazione Bordoni, e diciamo che in questo periodo la Fondazione Bordoni ebbe il suo massimo splendore dal 57 al 62. A lui è dedicata l'aula magna della Fondazione Bordoni, ma guardiamo chi in questo periodo frequentava le lezioni tenute forse anche da Algeri Marino: Umberto De Iuri, Antonio Ruberti, Aldo Roveri, Gianni Orlandi, Francesco Valdoni dell'Università di Roma, tutte persone che poi sono diventate praticamente i dirigenti della SIP dell'epoca, della Telecom, dell'Enel, dei ministeri. Fu nominato grande ufficiale all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana. Ebbe nell'ultimo, questo è l'ultimo scritto di Algeri Marino, è l'avvento del digitale. Bene, pochi mesi prima di morire, guardate, siamo a ottobre del 67, praticamente 2 mesi prima di morire, lui già scriveva che si era reso conto che praticamente qualcosa stava cambiando nel mondo dell'informazione e che forse cambiavano i metodi di generazione delle informazioni, sarebbero cambiati questi metodi, ci sarebbe stata una trasformazione delle informazioni e di trasmissione con diverse apparecchiature. Quindi si rendeva conto che la radio oramai stava un po' stretta questa cosa, e interpretare con mezzi e metodi adeguati per l'utilizzo immediato da parte di individui o cose. Praticamente non dico che aveva già nella mente un tablet, ma poco ci manca. Nel 67, praticamente qualche mese prima proprio della morte, fu insignito della medaglia d'oro colombiana con una diciamo, motivazione che poi è diventata un po' il suo testamento: pioniere della radio in aviazione, direttore di ricerca nelle comunicazioni del Ministero dell'Aeronautica, presidente del Consiglio Superiore Tecnico di Comunicazione, professore universitario, maestro insigne di 2 generazioni di tecnici. Ha promosso ovviamente il progresso dell'industria italiana nel settore delle comunicazioni dei primi modesti inizi a livello tecnico internazionale ormai raggiunto. Ha guidato con efficacia e successo lo sviluppo della rete delle comunicazioni del paese per raggiungere l'assetto adeguato ad una grande nazione moderna. Subito alla sua morte si susseguirono, diciamo, dei convegni in suo ricordo. Qui siamo praticamente l'anno dopo, nell'aprile del 68, in apertura del 15° congresso scientifico internazionale per l'elettronica, ci fu un ricordo di Algeri Marino tenuto dall'ingegner Focaccia. Questa è una lettera del rettore che scriveva alla moglie in onore, diciamo, dell'opera che aveva svolto il marito. Questo è un biglietto funebre: servì la scienza, amò la famiglia, con sommo sapere onorando la patria, tracciò un'orma perenne nella storia, nel progresso scientifico. Questo è, diciamo, tutto l'articolo di Barzilai, e vorrei concludere, ma anche per far capire l'aspetto umano, e qui ho appena visto un pronipote di Algeri Marino, e ringrazio di essere venuto a casa, che poi ci darà la sua testimonianza umana. Che cosa diceva Don Tancredi Madonna, parroco di Casoli? Lo conobbi parecchi anni or sono, casualmente. Usciva dalla casa di suo fratello, il dottor Giustino, e si dirigeva verso via Frentana, la strada qui sopra, per una breve passeggiata. Ero a 100 metri di distanza e qualcuno mi sussurrò: e Algeri Marino è di Casoli, vive a Roma, è uno scienziato. I tedeschi durante la guerra cercarono di prelevarlo per condurlo in Germania, ma egli si era rifugiato qui a Casoli, ed è qui che gli americani, nella loro avanzata, lo trovarono e lo trasportarono in aereo a Londra. Alla fine della guerra, tornato a Roma, riprese il suo insegnamento e i suoi studi. Lo guardai incuriosito: era ad alta statura, leggermente curvo, e camminava lentamente. Mi parve piuttosto assente, come lontano da ciò che lo circondava.
Non l'ho più visto, ma la sua fama, sia pur in sordina, è cresciuta a dismisura. Anche se, per la materia ancora così astrusa da lui trattata, non tutti si sono resi conto della sua intelligenza eccezionale e dei suoi preziosi servizi resi alla scienza. Oggi, elencando i suoi titoli, i suoi incarichi, i suoi meriti, le sue scoperte, le sue esperienze, il suo complesso lavoro, diamo un senso anche al suo silenzio e alla sua innata modestia, prerogative degli uomini veramente grandi.